ho pregato il Signore, ho ritenuto che bisognava di nuovo sottolineare l'aspetto pentecostale del ministero. È importante. La potenza dello Spirito Santo è indispensabile, soltanto l'acqua per favore, è indispensabile per ogni credente e in particolare per coloro che sono stati chiamati a svolgere un servizio fra il popolo di Dio, almeno per due ragioni. Primo, perché è un principio stabilito da Gesù stesso, Luca 24:49. Ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. C'è quel finché che è molto significativo. È Atti 1:8 che tutti voi conoscete. Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Se tutti i discepoli dovevano attendere di essere rivestiti di potenza dall'alto prima di iniziare il loro servizio, quanto più noi dobbiamo attenderla? È la logica che ce lo chiede. Secondo punto è questo: occorre vincere un blocco psicologico che si manifesta praticamente. È notorio che chi inizia un'attività senza il dovuto documento di idoneità non sarà mai più spinto a richiederlo. È così nella vita sociale e civile e è così nell'opera del Signore. Coloro che iniziano a servire senza aver ricevuto un genuino battesimo nello Spirito Santo saranno sempre meno inclini a ricercarlo. Ricordo un caso, i fratelli di Napoli lo conoscono molto bene, soprattutto i più anziani. Allora era un giovane fratello, purtroppo è venuto meno nel tempo, è morto, che studiava da medico e la sua specializzazione era cardiologo. Cardiologo bravissimo, che è stato utilizzato anche da molti fratelli. E se non erro, per un tempo era il cardiologo del fratello Anastasio, se non erro. Fu chiamato, e facemmo una figura barbina, a far parte dell'ospedale evangelico di Napoli. Dopo alcuni anni, forse 5 o 6, scopersero che questo uomo non aveva mai preso la laurea di medico. Il direttore dell'ospedale, evangelico era lui anche, prima di cacciarlo gli dette un ceffone che se l'è ricordato per tutta la vita. Fratelli, non possiamo noi mettere le pezze a colore. L'opera di Dio deve andare avanti con la chiarezza e assolutamente secondo le regole della Scrittura. L'esigenza indispensabile dello Spirito Santo. I fratelli di Napoli la conoscono questa storia. Una storia che ci ha non solo fatto vergognare, ma ci ha fatto piangere. È assolutamente indispensabile la potenza dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo guida col suo insegnamento. Egli è colui che è accanto per aiutare, l'avvocato, l'istitutore, l'istruttore. Perché è lo Spirito Santo che ha la chiave per aprire i tesori del cielo. Apocalisse 3:18.
Perciò io ti consiglio di comperare da me dell'olio purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Naturalmente io non ho parlato solo di ministerio della parola, ho parlato di servizio. E credo che l'opera della scuola domenicale sia un servizio diaconale nella Chiesa. È meglio non avere una classe piuttosto che averla diretta da qualcuno che non è battezzato di Spirito Santo, perché in seguito le conseguenze si riceveranno. Fratelli, io lo so. Sono contento perché nella riunione dei monitori, io l'ho detto e ripetuto, voi sapete che lo sto ripetendo da anni, e qualcuno ha accettato, è ritornato alla propria comunità e si è ritirato e ha detto: io prima voglio ricercare il battesimo dello Spirito Santo. Sappiate che è qualcosa di molto importante, perché l'istruzione nelle scuole domenicali non può essere dato a chiunque. La scuola domenicale è un ganglio importante della comunità. Quello che noi possiamo dare ai ragazzi, che nell'età formativa, qui ci saranno persone che sanno di pedagogia e didattica, è più importante di qualsiasi altra cosa. Un buon ragazzo, un buon bambino, ben istruito, sarà un buon uomo, sarà una buona donna. Lo Spirito Santo col suo insegnamento istruisce sulla persona di Gesù. Giovanni 14:25. Vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. 16:14. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Vi ricorderà tutto quello che vi ho detto, abbiamo letto poc'anzi, ricorderà tutto quello che Gesù ha detto. È meraviglioso, non è meraviglioso? Quando tu sei solo, non puoi rivolgerti a nessuno, non puoi chiedere consiglio a nessuno, la prima lezione te lo dà lo Spirito di Dio, che fa ritornare alla tua mente le parole di Gesù. Glorifica e rende grande Cristo, Giovanni 16:14. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. E ancora dona le virtù di Cristo, 1 Corinzi 2:12. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate. Ci guida con la sua sapienza. La conoscenza senza la sapienza è pericolosa. La conoscenza senza la sapienza crea la superbia. Occorre sapienza per dispensare rettamente la parola della verità. 1 Timoteo 2:15. Sforzati. 2 Timoteo 2:15, grazie. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Ci aiuta a selezionare con la sua sapienza le verità da annunciare senza favorirne alcune a scapito di altre. Matteo 24:45. Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? È importante. Dio per lo Spirito suo ci aiuta a annunciare tutto il consiglio
suo, tutto il consiglio suo. Ci guida con la franchezza e la libertà, ci guida per manifestare franchezza dinanzi agli oppositori, Atti 4:13. Essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano popolani, senza istruzione. Riconoscevano che erano stati con Gesù. 29. Adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza. All'epoca, quando gli apostoli e i credenti annunciavano la parola, annunciavano qualcosa che non era accetta alla stragrande maggioranza, soprattutto la risurrezione di Gesù e la risurrezione della gente, la vita eterna. E quindi la lotta era continuamente, voi vi ricordate, ogni volta che Paolo parlava tutto andava bene fino a che non parlava della risurrezione di Gesù. E allora succedevano le storie. Ma la franchezza di Paolo e degli altri è notoria. 9:27. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come a Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. C'era voluto gran coraggio per Barnaba presentare Saulo. Ma la testimonianza di Saulo e la sua esperienza gli avevano dato franchezza. Tito 1:9. Attaccato alla parola sicura, così come è stata insegnata, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Per annunciare le cose grandi di Cristo, Efesini 6:19. E anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente, per fare conoscere con franchezza il mistero del Vangelo. Per glorificare Cristo, Filippesi 1:20. Secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. E non vuol dire io morirò glorificando Dio, Cristo, ma con la vita e se necessario morire per Cristo, pur di rimanere fedele. Ci guida con l'unzione sul ministerio. L'unzione dello Spirito Santo dona potenza, autorità e abilità. 1:8. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Samaria, in Gerusalemme e infine all'estremità della terra. Su questo punto molti gruppi pentecostali sono diventati ridicoli. Qualcuno che dice che l'unzione di Dio è che mentre tu preghi sul palmo delle mani ti si forma l'olio e quella è l'unzione di Dio, vergogna. Altri che dicono che l'unzione di Dio è quando tu sei unto d'olio, vergogna ugualmente. L'unzione di Dio è qualcosa di più, è potenza, autorità, abilità che Dio dà. Questa unzione serve per essere testimoni fedeli, ci vuole coraggio. Coraggio per annunciare la parola di Dio con la certezza che Dio opera, o no? Amen. Atti 5:32. Noi siamo testimoni di queste cose e anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli ubbidiscono. A chi l'ha dato? A quelli che gli ubbidiscono. 9:15. Ma il Signore gli disse: va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re, ai figli di Israele. Per liberare dalle difficoltà.
Isaia 10:27, possibilmente la versione Diodati. C'è qualcuno che ce l'ha la Diodati qui? Ecco, andate a prenderla per piacere. La sorella dove sta? Eccola qua, guarda, ce l'ha. Gira così, ecco. Per favore, quando studiate la Bibbia, ci vuole tempo, sì, ci vuole preghiera, sì. Ma mettete a confronto le tre, almeno le tre versioni che abbiamo in italiano, e scoprirete che la versione Diodati, anche se ormai è con termini antiquati, è la migliore. 10:27. Perché noi crediamo all'ispirazione della Bibbia, ma sui testi originali, che la stragrande maggioranza di noi, forse tutti, ma qualcuno ci sarà, non conosce le lingue originali. E chi le conosce non si monti la testa, perché altrimenti il Signore salverà soltanto quelli che hanno studiato il greco e l'ebraico. Ma lassù troveremo pure gente che non sa leggere e scrivere, ha accettato Gesù come personale salvatore. Allora, mi leggete questa versione di Diodati, grazie. Ed avverrà in quel giorno che il suo incarico sarà rimosso d'in sulla tua spalla, e il suo gioco d'in sul tuo collo, e il gioco sarà rotto per cagion dell'unzione. E il gioco sarà rotto a cagione o per cagione dell'unzione. La Nuova Riveduta come dice? Prendi tempo. E quando a un pentecostale gli levate l'unzione, gli avete tolto tutto. O no? Leggi. In quel giorno il tuo carico ti cadrà dalle spalle e il suo giogo dal collo. Il giogo sarà scosso dalla tua forza rigogliosa. Ecco, forza rigogliosa, invece Diodati dice l'unzione. E ci sono libri e dizionari che spiegano i significati. Le lingue ebraiche e greco sono lingue povere, e un termine ha parecchi significati, e quindi in questi casi il traduttore diventa addirittura uno che espone il proprio pensiero nel migliore dei modi, inevitabile. Dunque, permettere alla parola di Dio di essere la spada dello Spirito. Efesini 6:17. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Ebrei 4:12. Infatti la parola di Dio è vivente ed è efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. È la parola di Dio che opera. Non ti illudere che tu puoi colpire con la spada della tua lingua. Troppe lingue nostre sono come spade acute che feriscono, ma feriscono soltanto, ma non producono nulla. È la parola di Dio che è una spada a due tagli. Amen. È la parola di Dio che raggiunge i cuori. È la parola di Dio che prova gli spiriti e pesa le anime. E questo per mezzo dello Spirito Santo. Infine, con effetti duraturi. È lo Spirito di Dio che produce effetti permanenti nel cuore dei credenti. Ebrei 10:34. Infatti, voi simpatizzaste con i carcerati ed accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Proverbi 8:17-18. Io amo quelli che mi amano, e quelli che mi cercano mi trovano. Con me sono ricchezza e gloria, i beni duraturi e la giustizia. Come siamo rimasti fedeli al Signore, alcuni di noi, per tanti, tanti anni? È stata la nostra forza? Sono state le nostre capacità? Non è stato lo Spirito Santo e la potenza di Dio sopra noi?
e come prodotto, come la conversione delle anime, la conversione delle anime, risultato del ministero che è diretto dallo Spirito Santo e potenziato dallo Spirito Santo, produce effetti duraturi, altrimenti non c'è questo. Quali sono gli ostacoli all'azione dello Spirito Santo? Lo Spirito Santo può essere contristato, cioè afflitto. Efesini 4:30. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. O soffocato, prima Tessalonicesi 5:19. Non spegnete lo Spirito. In che modo? Soffocato o rattristato con l'insensibilità. Salmo 32:9. Non siate come il cavallo e come il mulo, che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. L'insensibilità. Noi ci abituiamo all'ambiente, o no? È naturale che sia così. E abituandoci all'ambiente, acquistiamo nell'ambiente in cui noi ci troviamo un modus vivendi, un modo di vita, di vivere. Ecco perché chi è nato nella bellissima Sicilia desidera sempre ritornarci, perché c'è queste temperature bellissime. So che dite amen, c'è qualcuno che sta sorridendo felice. Ecco perché la Sicilia è famosa in tutto il mondo proprio per questa temperatura. Vengono dai freddi e gelidi posti del nord fino giù per passare l'inverno. Sciocchi sono quelli che per passare l'inverno tranquillo vanno l'inverno in Australia e l'estate vengono qua. Noi abbiamo un posto dove possiamo andare benissimo d'inverno e stare contenti. Guarda i fratelli siciliani come sono contenti. Con l'insincerità, secondo Timoteo 3:5. Aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegata la potenza, anche allora, da costoro allontanati. C'è un fratello siciliano che ha cominciato già a ventolarsi, non stai in Sicilia, stai calmo. L'insincerità, cioè la falsità. L'apparenza è di devozione, ma il cuore è lontano da Dio. E questo è un ostacolo. La mediocrità, Proverbi 6:10. Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare. La tua povertà verrà come un ladro, la tua miseria come un uomo armato. Noi ci arrangiamo. Ora, gli italiani erano, adesso forse non più, un popolo che s'arrangiava. La mia generazione, forse la generazione seguente, era famosa per arrangiarsi. Adesso è un po' più difficile, questi nostri giovani che vogliono tutto a puntino. Ma nell'opera di Dio noi non possiamo arrangiarci, a Dio dobbiamo dare il meglio. A Dio dobbiamo dare il meglio. Che disse Davide? Ma vi pare che io c'ho una casa bellissima, coperta di legna e pregiati, e Dio abita in una tenda? Ora però facciamo attenzione. Non è che la tua e la mia comunità è valida perché abbiamo un bellissimo tempio. Quel tempio dovrebbe manifestare quello che è il tempio nel cuore dei credenti. C'è troppa gente che appare
ma poi è di una mediocrità infinita. Ma sì, tira a campare, vado al culto, gloria a Gesù, amen, amen, detto poche volte, e poi ritorno domenica presto. Prima Corinzi 15:58. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Con la superbia, Giacomo 4:6-7. Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore. Perciò la Scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Primo Pietro 5:5-6. Così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi a suo tempo. Con la pigrizia, Proverbi 10:4. Chi lavora con mano pigra impoverisce, ma la mano laboriosa fa arricchire. 19:15. La pigrizia fa cadere nel torpore e la persona indolente patirà la fame. Romani 12:11. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Giovanni diceva: bisogna che egli, Cristo, cresca e io diminuisca. La presenza e la potenza dello Spirito Santo sono indispensabili per un ministero fervente che rimanga fedele alla chiamata divina, utile alla propria generazione. L'opera di Dio potrà progredire soltanto se coloro che sono chiamati da Lui svolgono il proprio mandato unicamente alla gloria del Signore, per la salvezza dei perduti e l'edificazione dei credenti. Il terzo punto parla che l'importanza della presenza dello Spirito Santo, ora l'importanza del progresso nel servizio. Occupati di queste cose, dedica interamente ad esse perché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Questo dice in Prima Timoteo 4:15. Le cose di cui Timoteo doveva occuparsi sono elementi spirituali che spingono al progresso nel ministero cristiano. Il pericolo è quello di dare tutta la responsabilità al Signore senza preoccuparsi che Egli desidera la collaborazione del servitore. Il testo, infatti, indica la responsabilità del ministro. Occupati, dedicati interamente, manifesta il tuo progresso. Questo termine in originale significa progredire tagliando, manifesta il tuo progresso. E la parola era usata per indicare l'esploratore che si faceva strada nella foresta tagliando l'intricata vegetazione. L'immagine è bellissima. Progredire non vuol dire soltanto migliorarsi, ma farsi strada nell'intricata vegetazione dell'ambiente in cui si vive, tagliando le erbacce della propria vecchia natura per tenere aperta, sempre aperta, una via di comunicazione con Dio nell'intimità con Lui. Il ministero cristiano può progredire se si posseggono i seguenti requisiti. Abbiamo bisogno di certe qualità. Prima di tutto, qualità spirituali. È fondamentale che tutti i credenti, soprattutto quanti sono chiamati a svolgere un ministero e un servizio, posseggano dei requisiti spirituali. Prima di tutto dobbiamo conoscere noi stessi.
quanto conosciamo bene gli altri. I servitori debbono essere degli esperti nella scienza del cuore, che non è la psicologia. Esistono due scuole dell'esperienza: riconoscere le proprie debolezze e limitazioni e riconoscere l'opera dello Spirito Santo nella propria vita. Fino a un certo punto dobbiamo agire noi, oltre un certo punto dobbiamo dipendere interamente dallo Spirito di Dio. Conoscere intimamente Gesù vuol dire sedersi ai suoi piedi, considerare la sua natura divina, la sua opera, le sue sofferenze, la sua gloria. Filippesi 3:8-11. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo Gesù, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Leggi questi ultimi due versi lentamente, per favore. Lentamente. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo. Conoscere Cristo, ma come, non lo conosceva? Penso che Paolo, quando ha scritto questo, ha scritto quasi alla fine della sua vita, aveva fatto delle esperienze con Dio e con Cristo che noi neanche ce le sogniamo, ma ora vuole conoscerlo ancora. Prego. La potenza della sua risurrezione. Ecco, cioè Cristo è risorto e tutti noi siamo d'accordo che è risorto. Amen. Lo crediamo perché è scritto nella Bibbia, ma vale di più il fatto che Cristo sia vivente e che manifesta la sua potenza in nostro favore. Prego. La comunione delle sue sofferenze. Ecco, nel ministero qualche volta ci lamentiamo. Quante lacrime sono state versate nelle difficoltà che sono state incontrate. E i giovani che sono da poco nel ministero, state tranquilli, che se non avete pianto piangerete. Perché è così? Una volta solo è scritto che Gesù pianse, ma io vorrei essere stato vicino a Gesù quando si ritirava da solo sul monte nella notte spesso e pregava col Padre. Se a noi, che siamo umani, limitati, sentiamo il peso e il dolore del peccato che ci circonda, immaginate il Figlio di Dio, puro e immacolato, quanto ha dovuto soffrire, quante lacrime ha versato e quanta sofferenza ha avuto. Non è la sofferenza delle ferite. Lasciate perdere quel tremendo, orribile film di cui tutti parlano tanto. È blasfemo. La sofferenza di Gesù va oltre la ferita del sangue. Va oltre le sofferenze fisiche. È la sofferenza spirituale, l'angoscia profonda del suo cuore nel vedersi rifiutato dall'umanità. Prego. Divenendo conforme a Lui nella sua morte. Ecco, arrivare fino al punto d'essere disposti a morire come Lui ha subito la morte. Mi fermo qui.
perché quando arriviamo a parlare di questo, credo che solo lo Spirito di Dio può farci vedere la realtà. Non sono i grandi mistici o i tremendi mistici delle diverse religioni che possono farci capire, è solo lo Spirito Santo che può introdurci nella comunione con le sofferenze di Gesù. Prego. Per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Ecco, morire come Cristo è morto per risorgere come Lui è risorto. E stasera noi adoriamo un Cristo risorto. Amen. Vivente. Amen. Glorioso. Amen. Onnipotente. Amen. Salmo 16, verso 11. Tu mi insegni la via della vita, ci sono gioia e sazietà in tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno. Soltanto il Signore deve essere preso a modello. La santità del carattere di Gesù rivela il perfetto equilibrio fra teoria e pratica. Incontriamo tanta gente che sa tante cose più di noi, ma che non le vive. Grazie a Dio, mentre leggiamo il Sacro Libro, impariamo dallo Spirito di Dio quello che è la sua volontà e passo passo, gradualmente, mettiamo in pratica quello che Dio ci ordina. Le qualità morali, non solo qualità spirituali, tutte quelle qualità che riguardano il comportamento umano secondo il Nuovo Testamento. Avete notato che io non vi dico secondo la Bibbia, perché la Bibbia ha l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Non dico niente di nuovo, penso che lo sappiate tutti questo, almeno questo. Ma quello che riguarda il nostro comportamento di cristiani è nel Nuovo Testamento, perché non sia mai che fosse l'Antico Testamento, ci ammazzeremmo come bestie. Il Nuovo Testamento rivela come noi possiamo comportarci. Per progredire nel ministero cristiano è assolutamente necessario possedere dei requisiti morali stabiliti dalla parola di Dio. Le radici amare e le erbacce della vecchia natura possono essere costituite da la tolleranza verso noi stessi. Quanto siamo tolleranti con noi e quanto siamo duri con gli altri. Badiamo alle nostre abitudini e alle nostre relazioni, perché siano sempre sotto controllo. Prima Timoteo 4,12. Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai credenti, nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. L'adulazione. Dio ci liberi dal sentirci importanti perché altri ci lodano. Proverbi 26,28. La lingua bugiarda odia quelli che ha ferito e la bocca adulatrice produce rovina. Dio onora quelli che lo onorano. Negli anni passati era inconcepibile che andando alla porta a salutare i fratelli qualcuno gli dicesse: fratello, che bella parola, quanto sei stato bravo. Adesso invece spesso capita. E allora io rispondo a qualcuno che c'ho più confidenza: fratello, quanto sei stato bravo. Me l'ha detto pure il diavolo. Se c'è qualcosa di buono viene da Dio. Amen. Se c'è qualcosa di edificante viene dallo Spirito Santo. Diamo tutta la gloria al Signore, perché l'adulazione è pericolosa. La superficialità e la frivolezza. Esiste una grande differenza fra la gaiezza dell'animo, che è una virtù,
e la frivolezza definita come dimostrazione di scarsa serietà e superficialità, futilità che talvolta può diventare irriverenza. Questa è una definizione del dizionario, non è mia. Efesini 5:4. Né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. La collera. Badiamo alle manifestazioni del nostro carattere. Se è collerico, perderà la visione equilibrata della realtà, giungendo agli estremi. Proverbi 14:29. Chi è lento all'ira ha molto buon senso, ma chi è pronto ad andare in collera mostra la sua follia. 15:18. L'uomo collerico fa nascere contese, ma chi è lento all'ira calma le liti. C'è però un'ira santa, che è invece indignazione causata dall'errore. È rimanere saldi nella verità e difenderla con fermezza. Giovanni 2:15. Fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal tempio, pecore e buoi, sparpagliò il denaro dei cambiavalute, rovesciò le tavole. Gesù che è presentato come una persona la più dolce, che però manifesta questa reazione forte. Marco 3:5. Allora Gesù, guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse all'uomo: stendi la mano. Egli la stese e la sua mano tornò sana. Non è questo allora. No, è scritto, ma sarà sbagliato. 10:14. Gesù, veduto ciò, si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano da me, non glielo vietate, perché il regno di Dio è per chi assomiglia a loro. Indignarsi è giusto. Eh? Era giusto. Questo è giusto. Anche l'altro. Sì, rileggilo. Allora Gesù, guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro grazie. Cuore. Grazie, giusto. Il bigottismo è l'atteggiamento di chi è pieno di pregiudizi, scrupoloso nelle pratiche di culto esterne, ma senza un'intima religiosità, e mettere in evidenza la propria millantata superiorità religiosa. Luca 18:11 e 12. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno 2 volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». Forse c'aveva problemi di peso. Dunque, il problema qual è? Voi viaggiate in treno molto? Chi viaggia molto il treno incontra persone diverse, e la tipologia della gente che incontrate è interessante. Beh, avete mai viaggiato con qualche religioso nello stesso scompartimento? Si siede, si sistema, si guarda intorno, poi tira fuori il breviario, lo apre e legge. Fa finta di leggere, perché intanto si guarda intorno e ascolta pure la conversazione della gente che è intorno. È indubbiamente una persona molto religiosa, ma è un bigotto che vuol farvi intendere che lui è meglio degli altri. Nessuno di noi è meglio di un altro. L'unico meglio di noi è il Signore. Esistono però anche caratteristiche morali che indicano il progresso e che sono positive. Il coraggio. Il coraggio non è impertinenza o impudenza,
ma decisione, che spinge i cristiani a parlare sempre con verità, senza mai parlare come un atto di sfida. Dio non ci chiama a sfidare la gente, ci chiama ad annunciare la verità. Lasciate che la verità penetri nel cuore. Terzo Giovanni 4. Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità. Disprezzando la codardia di coloro che parlano in segreto. Salmo 101:5. Sterminerò chi sparla del suo prossimo in segreto, chi ha l'occhio altero e il cuore superbo, non lo sopporterò. L'integrità. Integrità è rettitudine, obiettività nel giudizio del bene e del male, incorruttibilità, onestà. Sapete, il problema più grosso per noi è la famosa doppia norma, tanto famosa nel mondo di Israele, dove per i fratelli ebrei si agiva in un modo, per quelli fuori dell'ebraismo in un altro modo. Questa famosa storia della doppia norma è entrata nel mondo evangelico secoli fa e ancora oggi è la doppia norma. Esiste. Tu mi guardi spaventato, adesso te lo dico. Una certa cosa io, che sono spirituale, la posso fare, ma tu che non lo sei, no. Noi che veniamo dalle generazioni precedenti, c'ho il mio amico là seduto nell'ombra, ci abbiamo sofferto per questo. Un certo gruppo, che ormai è ridotto quasi a niente, giudicava gli altri. All'epoca non si poteva andare al mare perché era peccato. Ora, chi va al mare per farsi i bagni. No, è pericoloso. Allora accusarono un conduttore di chiesa che andava al mare. E quest'uomo rispose: è vero, andavo al mare, ma ci veniva pure la sorella Dizia e la sorella Caia. Venite e ditecelo. Noi possiamo, perché noi siamo superiori a queste cose, ma tu che vai al mare, vai a vedere le nudità. Una volta, perché adesso le nudità le troviamo per strada. Ho conosciuto ultimamente più ombelichi di ragazze. È una vergogna, eh. Ora, l'obiettività. Quello che non è buono per te non è buono neanche per me. Onestà è un termine usato soltanto nell'Antico Testamento, che nel Nuovo Testamento non esiste. Nel Nuovo Testamento si usa l'altro termine che voi tutti conoscete e che è un po' antipatico perché nessuno ne vuole parlare, la santità. Salmo 101 verso 6. Avrò gli occhi sui fedeli del paese per tenerli vicini a me. Chi cammina per una via irreprensibile sarà mio servitore. Lo zelo è premura, è ardore, è fervore, è un impegno nel perseguire un fine. Qualche volta incontriamo qualcuno tanto infervorato, diciamo beato lui, no? Lo zelo non è soltanto un qualcosa di passeggero. Lo zelo della tua casa mi ha colpito, dice Gesù, per la tua casa. Ebrei 6:11.
Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza. Fino alla fine. Vi ricordate, fratelli, la prima volta che dopo aver preso la patente ci avevate l'automobile? Quanto avete sgommato? Quanto abbiamo sgommato? Capite sgommato che vuol dire, no? E generalmente la prima auto che ci abbiamo avuto abbiamo dovuto ben presto cambiare soprattutto le ruote di dietro, le abbiamo consumate tutte. Poi abbiamo imparato a proseguire e a camminare come si deve. Che è? Non l'avete sgommato mai voi? Pure quelle davanti? Ah, adesso perché il motore sta davanti. Vabbè, io non mi interessa molto la meccanica. Le qualità intellettive, cioè i requisiti dell'intelletto, la facoltà mentale. Il cristiano non è una persona che non utilizza la mente. E allora queste facoltà mentali prima di tutto ci spingono allo studio. Quanti dopo aver fatto la terza media e preso il famoso pezzo di carta hanno detto: oh, d'ora in poi i libri li straccio tutti, non voglio vederli più. Poi sono venuti alla scuola biblica, hanno dovuto ricominciare da ABCD, pentiti di non aver proseguito lo studio. Ma la parola di Dio deve essere meditata. Bisogna dedicarsi alla parola e dedicarsi alla dottrina. Primo Timoteo 4,13. Applicati finché io venga alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. E ancora l'attuazione del discernimento, saggezza nel sapere conoscere le qualità delle cose che ci circondano, separare il prezioso dal vile. Geremia 15,19. Perciò così parla il Signore: se torni a me, io ti farò ritornare e rimarrai davanti a me. Se tu separi ciò che è prezioso da ciò che è vile, tu sarai come la mia bocca, ritorneranno essi a te, ma tu non tornerai a loro. Avendo poco tempo, lasciamo l'altro verso e leggiamo: distinguere ciò che è meglio, Romani 2,18. Conosci la sua volontà e sai distinguere ciò che è meglio, essendo istruito dalla legge. Distinguere ciò che è meglio e discernere gli spiriti, prima Giovanni 4,1,3. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscerete lo spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio, e ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma lo spirito dell'Anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. Già allora, dicevano, Gesù non è veramente uomo, è apparso come uomo. Ha fatto finta d'essere uomo, e se ha fatto finta d'essere uomo ha fatto finta di morire, dico io, e ha fatto finta pure di caricarsi dei nostri peccati. No, Gesù è divino e umano, questa meravigliosa unione che è unica nella storia dell'universo per la nostra salvezza. La capacità di ritenere, la facoltà di rimanere saldi su ciò che abbiamo imparato. Quanto noi ascoltiamo
non è come acqua sul, non è come olio sull'acqua, secondo Timoteo 3,14. Tu, invece, persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate. Prima Corinzi 4,6. Ora, fratelli, ho applicato queste cose a me stesso e ad Apollo a causa di voi, perché per mezzo nostro impariate a praticare il non oltre quel che è scritto. Questa è la misura, non oltre quel che è scritto. Prego. E non vi gonfiate d'orgoglio, esaltando l'uno a danno dell'altro. Quello che facciamo è scritto? Se non è scritto, non dobbiamo farlo. Perché nel momento in cui noi andiamo oltre quello che è scritto, in pratica facciamo quello che hanno fatto le altre religioni cristiane. Hanno aggiunto e si sono allontanate dal Vangelo. Per noi l'Evangelo, la Scrittura, è il nostro unico fondamento. Le qualità discorsive, ho usato il termine discorsivo perché avrei dovuto dire oratorie, e non dico oratorie perché nessun predicatore evangelico si può considerare un oratore. L'oratorio è un'arte rara, usata da pochissimi, e non ha certamente alcuna utilità nell'annuncio del messaggio dell'Evangelo. Quanto ha parlato bene, come bello ascoltarlo. Ma che ha detto? Non lo so, ma era bello. Questo non serve a niente. La parola deve raggiungere il cuore, e per raggiungere il cuore passa attraverso la mente, e quindi deve essere ricevuta, capita e poi riservata nell'animo nostro. L'oratorio è legata alla predica, mentre il messaggio evangelico è legato al sermone, che è un discorso, vero ragazzi? È un discorso di tono semplice e familiare nell'esposizione dell'Evangelo. Le qualità necessarie a presentare il messaggio di tutto l'Evangelo sono lo stile semplice, sempre comprensibile a tutti. Chi ascolta non deve fare ginnastica mentale per seguire il sermone. Neemia 8,8, la decodificazione delle parole. Voi sapete quanti anni ho. Quando leggo trovo tutte queste sigle, mi fanno impazzire. E abbiate pazienza, parlate come mangiate. Sigle. E no, non puoi leggere un giornale se non ci sono le sigle. Allora, Neemia 8,8. Essi leggevano nel libro della legge di Dio. Leggi. Perché poi c'è scritto che deve essere lentamente letto. Leggi lentamente. Essi leggevano nel libro della legge di Dio, in modo comprensibile, ne davano il senso per far capire al popolo quello che leggevano. Hai capito? La risolutezza. Soltanto lo Spirito Santo convince, né tu né io abbiamo la capacità di convincere nessuno, ma occorre che il messaggio sia annunciato con convinzione spirituale, con tono naturale, senza l'uso di artifici psicologici. Non ve lo spiego. Prima Corinzi 2:1-5. Ed io, fratelli, quando venni da voi, non venne ad annunciarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana,
ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. E poi la convinzione. È necessario che quando parliamo esprimiamo la nostra convinzione di credere a quello che predichiamo. È importante, perché il messaggio deve fondarsi sulla logica biblica, ma soltanto il Signore con l'unzione dello Spirito Santo può convincere i peccatori e non noi. Le qualità pratiche. Il servizio cristiano richiede alacrità, perché altrimenti siamo responsabili dinanzi al Signore quando ritornerà. Matteo 24, 45, 51, no, perché non ci abbiamo tempo, lo leggete per conto vostro. Occorre che ogni servitore organizzi la propria giornata in modo equilibrato, con un impegno quotidiano per adempiere fedelmente il mandato che il Signore ha affidato a ciascuno. E ognuno deve organizzarsi la propria giornata secondo come è più comodo. È chiaro? Ma esistono dei tempi che noi non possiamo, ai quali noi non possiamo assolutamente rinunciare. Preghiera, lettura della parola, meditazione della parola sono assolutamente indispensabili ogni giorno. Un impegno quotidiano per adempiere il mandato che il Signore ci ha affidato. L'impegno assiduo e diligente è indispensabile nell'espletamento del ministero affidato dal Signore. Non c'è benedizione per chi fa l'opera del Signore fiaccamente. Ma sì, vada al culto, poi come va va, il Signore mi aiuterà. Dio potrà pure aiutarci quando non ci abbiamo veramente tempo. Ma delle volte non ci aiuta. Ricorderò, l'ho detto già un'altra volta, forse qualcuno sta qui, nella chiesa di Torino anni fa veniva uno che era stato il più noto evangelista del movimento pentecostale degli anni 30. E una sera predicò. Il testo era: servi ubbidite ai vostri padroni. Ha predicato 1 ora e 40. Io volevo iscrivermi alla CGIL. Una cosa, fratelli, va sicuro, una cosa penosa. Perché? Perché pensava che tanto qualcosa poteva dire e in 1 ora e 40 non ha detto niente, questo è il problema. Non l'ho mai più dimenticato, ho solo ricordato la grande pazienza di questo nostro popolo di Torino, bravi veramente, perché io ero tentato ad alzarmi e andarmene, ma presiedevo il culto, non potevo farlo. Ora, ci sono pensieri che parlano di zelo e premura. Leggiamo un po' Ebrei 6:11. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza. Esprimono concetti molto ampi che abbracciano tutto il tema del ministero. Lo zelo, l'abbiamo visto, è l'impegno assiduo e diligente di chi si pone in un'opera. Lo zelo deve essere fondato sulla conoscenza di Dio e della sua parola, altrimenti lo zelo diventa culto della personalità. Galati 4:17. Costoro sono zelanti per voi, ma non per fini onesti, anzi, vogliono staccarvi da noi affinché il vostro zelo si volga a loro. La premura è sollecitudine, attenzione, riguardo particolare verso qualcuno o qualcosa, secondo Timoteo 1:17. Anzi,
quando è venuto a Roma, mi ha cercato con premura e mi ha trovato. Il fervore, intensità di sentimenti, Atti 12:5. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. La diligenza e serietà, esattezza scrupolosa nell'eseguire un lavoro e un incarico, è l'adempimento coscienzioso dei propri compiti. Perciò la diligenza deve essere manifestata nello sviluppo del carattere cristiano. Secondo Pietro 1, 5 a 10, leggilo perché questo è importante. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a render sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. È una scala che gradualmente ci porta su. Ma mentre questa scala si alza, noi riusciamo ad abbassarci ed abbassarci ed abbassarci fino a conoscere Cristo nell'intimità. Lo studio della parola di Dio, nello studio della parola di Dio, senza leggere il passo perché è tardi, nella presidenza della comunità, Romani 12:8. Sei di esortazione all'esortare, chi dà, dia con semplicità, chi presiede, lo faccia con diligenza, chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Viviamo in un mondo dove ormai non c'è più regola. Ieri, per far parlare qualcuno in pubblico, bisognava pregarli, erano solo i fratelli e le sorelle ispirate dallo Spirito Santo che avevano il coraggio di intervenire. Adesso la persona che viene la prima volta, che non ci conosce, fa il tempo delle testimonianze, questo salza per dire le cose più assurde. E chi presiede che deve fare? Io ho imparato un metodo, può darsi che è sbagliato. Prego, s'accomodi, questo tempo è riservato ai membri di chiesa, sieda. Perché ci vengano a parlare del Papa, ci vengono a parlare tutto. Nell'opera d'assistenza, Galati 2:10. Soltanto ci raccomandarono di ricordarci dei poveri, come ho sempre cercato di fare. E nello sforzo di conservare l'unità dello Spirito. Efesini 4:1-3. Leggilo perché è bellissimo, l'ho già letto io in ogni modo. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. E in fin dei conti, alla fine, questo tema del ministero cristiano ci parla dell'attesa. Non dobbiamo mai perdere di vista la promessa divina, secondo Pietro 3:13-14.
ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. Primo Pietro 5,4. E quando apparirà il Supremo Pastore, Amen, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Amen. Questo è il premio e noi ci aspettiamo quel premio. Gloria a Dio. Vi ringrazio della vostra attenzione. Ho pregato e mi auguro che quanto ho potuto esprimere per quello che capisco possa essere stato di benedizione per voi. Rimaniamo uniti, concordi, anche se c'è da combattere, combattiamo insieme perché l'Evangelo giunga nella sua potenza ad ogni cuore. Il Signore vi benedica.